Allora, stamattina la sveglia è molto presto, nel senso che non sono ancora le 7 perché è un percorso totalmente ecologico, visto che prenderò prima la metro fino alla stazione, poi il treno fino a Milano, poi da Milano un'altra metro fino al posto dove devo andare e mi porterà ad incontrare una persona che apparentemente col mondo dei veicoli commerciali non c'entra nulla. State con me e starete a vedere. Milano siamo arrivati, tra poco prenderemo la metro e andremo a incontrare il personaggio misterioso. Quello è il nostro obiettivo, Terrazza Martini. Allora, finalmente siamo qui a Terrazza Martini, l'evento è chiaramente Opel e l'ospite d'onore è lei, Mara Maionchi. Perché è testimonial dei veicoli commerciali Opel. Vieni vicino, vicino. Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Sei Allora, venuto a festeggiare il combo? sono venuto a festeggiare il combo. La cosa che mi chiedevo è cosa c'entra Mara Maionchi con i Te veicoli lo spiego commerciali. subito. Come? Io lavoro dal mille... Sono 60 anni che lavoro, vuoi dire che non c'entro? Sono esattamente quello che dici. Sono venuto a festeggiare i miei 60 anni col combo, che è un camioncino che può essere usato per lavoro, o se hai parecchi figli e parecchi giocattoli, va benissimo anche in quel caso. Grazie mille, simpaticissima, ciao! Allora, quanto è importante in questo momento per Opel, veicoli commerciali, la scelta del giusto testimonial, della giusta campagna di comunicazione? Bene, l'ambizione che abbiamo per la crescita sui veicoli commerciali è molto rilevante, per questo avevamo bisogno di portare il nostro messaggio al mercato in maniera, diciamo, diversa dal solito, fuori dalle convenzioni, in maniera, se vogliamo, anche sorprendente. Abbiamo scelto Mara Maionchi perché di fatto i valori di Opel si avvicinano molto a quelli comunicati da Mara in quanto personaggio mediatico. Opel è un marchio che vuole essere entusiasmante, quindi coinvolgere il proprio cliente e accessibile, vicino alle persone. I valori che ci accomunano con Mara sono quelli di essere schietti, di essere diretti, sempre positivi e vicini alla vita, vera, alla realtà, essere autentici. E Mara, come sappiamo, ha dedicato tanto tempo della propria vita al lavoro, sempre con la stessa abnegazione, oltre 60 anni di carriera lavorativa. Opel con lo stesso impegno ha prodotto vetture per 120 anni, la prima Opel Motorhagen è infatti del 1899. Insieme con Mara riteniamo che il lavoro sia il vero motore del talento e che il lavoro possa essere ben supportato dai nostri veicoli commerciali nella vita vera di tutti i giorni. La scelta di un testimonial che, nonostante, diciamo, la sua esperienza per essere diretti, piace molto anche ai giovani, ai giovanissimi, no? Sentivamo prima anche ragazzi di 11-12 anni che ne sono fan. Significa che anche il panorama dei veicoli commerciali, comunque l'approccio che si ha al veicolo commerciale sta un po' cambiando. Faccio un esempio di come anche ha detto quello che ha detto Mara, cioè veicoli che possono essere sia veicoli per il tempo libero, sia veicoli commerciali, ma anche lo stesso veicolo da lavoro è più smart, più giovane, non è più il furgone duro e puro. Quando si sale su un veicolo commerciale ci si rende subito conto che l'utilizzo è molto assimilabile a quello della vettura e che l'aspetto della connessione diventa un aspetto fondamentale anche sui veicoli commerciali. Quindi sì, sicuramente c'è un'evoluzione importante e c'è la volontà di incontrare un pubblico più largo, più vasto e anche con un approccio più moderno, quindi con un taglio anche di comunicazione nuovo. È per questo che abbiamo fatto questo tipo di scelta. Mara poi incontra le preferenze di un pubblico molto allargato e soprattutto ha una grande autorevolezza nei confronti di un pubblico che ha, diciamo, come categoria sociale piuttosto che demografica, di età, spazia dai bambini a persone più adulte.
come avete visto, anche nei veicoli commerciali la comunicazione è importante e soprattutto la comunicazione si sta evolvendo verso un pubblico sempre più esigente dal punto di vista della tecnologia, ma anche dal punto di vista dei testimonial, e questo denuncia il fatto che probabilmente anche gli utenti dei veicoli commerciali stanno cambiando.